Ed ecco una coppia apparentemente molto infreddolita. Poverini, sono costretti a stare vestiti in casa. Ma presto l'arcano è svelato. L'impianto di riscaldamento non vuol saperne. Ma semplicemente perché non c'è più gasolio. Ma ecco l'altro protagonista della nostra storia. Un uomo sicuro di sé, un uomo che la sa lunga. Propone ai due signori un carico di gasolio ad un prezzo molto basso, troppo basso, veramente troppo basso per rinunciare. Presto l'affare è fatto e l'uomo riempie regolarmente il serbatoio ed in cambio riceve un congruo assegno. Fin qui tutto regolare. È solo che quando i due lasciano sguarnita la casa, il nostro trasportatore rientra furtivamente. Ma cosa fa? Aggiunge ancora gasolio? Errore. Recupera tutto il suo gasolio. E lascia di nuovo i nostri amici in un clima polare. Ecco che cos'è una truffa, un furto cui viene applicato un pizzico di ingegno, un ingegno usato male, malissimo. Qual è la morale? Innanzitutto l'abbiamo detto tante volte, gli affari non esistono, bisogna che ce lo mettiamo tutti in testa.